Europa, la commissione regionale incontra 84 studenti di Monte Varchi, 8 classi dell'Istituto di Istruzione Superiore Benedetto Varchi a Palazzo del Pegaso per illustrare il loro progetto nell'ambito del bando Erasmus+. Eventi: torna il Murlo in Live Fest, presentata la rassegna che si svolge nel comune senese dal presidente della commissione cultura Cristina Giachi e dalla consigliera regionale Elena Rosignoli. Libri: Avrei voluto urlare, di Pietrina Oggianu, che racconta la sua fibromialgia. La presentazione nella sala Fanfani di Palazzo del Pegaso. L'Europa come grande opportunità. È il messaggio forte arrivato alla fine dell'incontro che si è tenuto lunedì 22 maggio nell'auditorium del Consiglio regionale tra 84 studenti delle classi terze dell'Istituto di Istruzione Superiore Benedetto Varchi di Monte Varchi, vincitori di un progetto nell'ambito del bando Erasmus+, e la Commissione Europa, presieduta da Francesco Gazzetti. 8 classi terze del Varchi si sono infatti aggiudicate il finanziamento da 30.000 euro offerto dalle azioni Jean Monnet per stimolare l'insegnamento e la ricerca sull'Unione Europea. È con grande soddisfazione che abbiamo aperto anche questa nuova fase di lavoro della Commissione Europa, anche qui con un lavoro condiviso, un lavoro che tiene di conto anche delle energie e soprattutto delle idee che nascono agganciate all'Europa sul territorio della nostra regione. Quindi davvero un'iniziativa da ripetere e un'iniziativa dalla quale abbiamo soprattutto noi imparato molto, e credo che questo sia un elemento positivo da appunto replicare e far crescere ancora di più. Oggi è stato molto bello ricevere i primi 80 studenti del liceo Benedetto Varchi di Monte Varchi che incontrano il Consiglio regionale, le commissioni regionali, in particolare la Commissione Europa e la Commissione Istruzione e Cultura. Stanno facendo un bellissimo progetto triennale di approfondimento e conoscenza della dimensione della cittadinanza europea, del loro essere europei. Oggi li abbiamo ascoltati, ci hanno fatto vedere i primi risultati del loro lavoro, video molto ben costruiti, autoironici, intelligenti. Ed è stato bello dialogare con loro, essere a loro disposizione. Credo che una politica più vicina alle esigenze dei cittadini, più consapevole di che cosa vuol dire abitare le istituzioni scolastiche anche da studenti, oggi possa essere più utile anche alle decisioni pubbliche e agli indirizzi politici che noi dobbiamo determinare ogni giorno. Ed è stato molto bello raccogliere anche le loro suggestioni. Come dare loro la dimensione, una dimensione della politica che forse non conoscono, non immaginano e che può far venire voglia anche a loro di condividere l'impegno nelle istituzioni. Erano anche molto belli e simpatici, quindi una bellissima mattinata che ripeteremo poi con altri 80 ragazzi del medesimo percorso. È importante questa mattina, ma soprattutto è importante il lavoro che stanno svolgendo i nostri giovani all'interno del percorso di studi che si compie appunto nell'Istituto di Monte Varchi. È importante che i ragazzi si avvicinino alle istituzioni, in questo caso c'è una bella unione, perché c'è un'unione fra l'istituzione della Regione Toscana e l'istituzione europea. Io invito a approfondire questo argomento, perché l'Europa forse noi non la conosciamo così bene. In questo momento i giovani stanno studiando proprio per avvicinarsi alla comunità europea e capire quello che succede, quelli che sono i meccanismi. Noi come Commissione siamo andati a Bruxelles, abbiamo capito tanto di più e diamo sicuramente un senso maggiore al ruolo che svolgiamo all'interno della Commissione. Quindi il lavoro che stanno facendo i nostri giovani e il supporto che forse potranno anche darci con questo percorso di studi sarà per noi fondamentale. Ecco perché oggi siamo ad ascoltare il lavoro che stanno svolgendo. Molto importante questo incontro tra i giovani della scuola di Monte Varchi e la Commissione Europa. Questa è la generazione dell'Erasmus, la generazione di ragazzi che hanno bisogno di dimensioni ampie, quindi sentirsi europei, ricercare un rapporto per capire quali sono le opportunità che l'Europa offre, ma anche come si può essere dei giovani cittadini europei del futuro, credo che sia molto importante, sia molto in linea con il lavoro che sta facendo la Commissione Europa, che abbiamo forzato
fortemente voluto nell'ambito di questa legislatura. In bocca al lupo a questi giovani europei, l'Europa è sicuramente un'opportunità, è la nostra dimensione alla quale dobbiamo guardare con speranza e con fiducia, ovviamente rafforzando e coltivando quello che è uno spirito certo di italiani ma nell'ambito dell'Europa. Il progetto si articola su 3 anni, quindi viene proposto nell'ultimo triennio della scuola. Si articola in 3 fasi. La prima fase, i ragazzi si sono focalizzati su che cosa in pratica l'Europa propone ai giovani, quali sono le offerte che l'Europa dà ai giovani. Nel secondo anno invece gli studenti si focalizzeranno sulle istituzioni europee, quindi il loro funzionamento, quali sono. E l'ultimo anno, quando i ragazzi ormai insomma, sono più grandi e si avvicinano anche all'esame di Stato, che è chiamato anche esame di maturità, ci sembrava opportuno che loro riflettessero su che cosa invece loro, come studenti, come giovani, possono dare all'Europa. Consapevoli del fatto che non ci sono solo diritti, ma ci sono anche doveri. Torna il Festival di Murlo. L'edizione 2023 della manifestazione della cittadina senese è stata presentata in una conferenza stampa. Il Murlo in Live Fest è nato nel 2014 per volontà dell'Associazione Sportiva Dilettantistica Vescovado. Nel giro di pochi anni il MILF è diventato una 3 giorni di valenza provinciale grazie alla qualità degli eventi realizzati a partire dagli appuntamenti gastronomici e musicali. È un festival che racchiude, raccoglie, tiene insieme una grande tradizione, un luogo, un paese che ha musei, che conserva la tradizione anche storica della Toscana, con il linguaggio della musica più giovane, con un DJ set, musica rock, musica contemporanea. Credo che sia un bellissimo modo per onorare le nostre tradizioni, le nostre origini, ma anche guardare al futuro, innovare e parlare la lingua di oggi, a cui la cultura è tanto attenta. Noi troppo spesso dimentichiamo che tutta la nostra storia è stata contemporanea in un certo momento e quindi non ha senso rifiutarsi di riconoscere quello che succede oggi nei nostri contesti territoriali o ritenerlo, diciamo, di tono minore rispetto all'espressione storica, che è tale semplicemente perché è passato molto tempo e si è depositata nel nostro immaginario con un valore e un posto ben preciso. Il Murlo in Live Fest è ormai un appuntamento importante per la cittadina di Murlo e per tutti i suoi cittadini, ma non solo, ha un richiamo molto importante di persone, soprattutto ha un richiamo di un pubblico molto giovane, in quanto c'è un contest musicale emergente, adeguato e che sicuramente, soprattutto dopo il periodo anche di pandemia che abbiamo avuto, dà la possibilità di riaggregarsi e non solo, oltre insomma alla parte culinaria, agli stand di dove viene effettuato. Vescovado di Murlo, in realtà gli impianti sportivi di Vescovado di Murlo, però ecco, tutto l'intero comune offre anche molto altro, tra l'altro anche a livello logistico è alle porte della Val d'Orcia, è sulla Val di Merze e si affaccia sulle crete senesi, per cui è un'occasione anche per visitare un territorio più ampio e che offre la possibilità di escursioni non solo sui sentieri presenti ma anche a livello culturale. Vi invito a venire e partecipare a questo evento perché c'è un'ottima cucina, della buona musica e magari consiglio, invece, visto che la festa inizia nel pomeriggio, consiglio a chi vuole venire a Murlo di presentarsi magari la mattina o il primo pomeriggio in modo da poter collegare a questa festa anche un'eventuale escursione nei tanti sentieri che abbiamo attrezzati di alto valore, compreso quello nella riserva naturale del Basso Merze, direi per la visita del borgo di Murlo e del suo museo, l'Antiquarium di Poggio Civitate, che ha al suo interno i reperti ritrovati a Murlo. Festa paesana indirizzata
essenzialmente ai più giovani, ma in realtà poi partecipata a tutte le generazioni e dalle famiglie. Musica dal vivo, buon cibo nel segno della tradizione dei prodotti nostrali, locali, e soprattutto un gruppo coeso di ragazzi che ha realizzato la sua festa dopo anni di ricerca attenta e grazie alla collaborazione poi delle altre associazioni paesane, al supporto dell'amministrazione comunale e di altri soggetti e attività che ogni anno ci sostengono, ci sponsorizzano e quant'altro. Avrei voluto urlare non è solo il titolo del libro presentato nella sala Fanfani di Palazzo del Pegaso, ma è il grido di tanti pazienti che l'autrice Pietrina Oggianu ha voluto far sentire con tutta la forza possibile, affidando il racconto di questa malattia invisibile alla protagonista Pitti. Un romanzo verità in cui Pietrina Oggianu si rivela indagatrice attenta e appassionata dell'animo umano. Ho voluto dare voce a tutti quelli che soffrono di sindrome da dolore cronico diffuso, racconta, e dentro questo libro c'è la mia storia. La patologia sulla quale la Toscana ha fatto tanto negli scorsi anni, abbiamo riconosciuto un percorso diagnostico-terapeutico, stiamo cercando di implementarlo, ormai in tutte le aziende sanitarie c'è un percorso, un centro di riferimento per la fibromialgia, però, e questo è il tema della giornata di oggi, spesso la fibromialgia è difficilmente diagnosticabile, ma soprattutto è difficilmente creduta, perché è una forma che genera un dolore diffuso e ovviamente poi sul posto di lavoro, nei rapporti con i familiari, spesso chi è affetto da questa patologia, oltre a soffrire, deve farsi carico anche del fatto di non essere assolutamente riconosciuto nella propria sofferenza. E il libro di oggi è una bella testimonianza, importante testimonianza sulla vita di una paziente fibromialgica, e quindi è un modo per rendersi conto che cosa vuol dire essere affetti davvero a fibromialgia. Mi trovo qui a presentare, ho ricevuto molto volentieri l'invito ed ho accettato veramente con piacere la presentazione di un libro che parla di un tema molto importante, che è quello della fibromialgia, che come Commissione Regionale Pari Opportunità è sotto i nostri occhi come tanti altri argomenti, perché purtroppo è una di quelle malattie che colpisce molto le donne e che fanno in modo che abbiano una vita ancora più difficile e difficoltosa, soprattutto per quanto riguarda il lavoro. Sappiamo che le donne hanno una situazione lavorativa sia come quantità ma come qualità anche peggiore di quella degli uomini, e avere un fardello come quella della fibromialgia purtroppo comporta anche tante problematiche, non solo nella gestione familiare ma anche proprio nel mondo lavorativo. E quindi siccome noi ci occupiamo di donne e di ascoltarle, di cercare di portare alla ribalta le tematiche che ci attengono, noi come commissione siamo molto partecipi di questo argomento come di tanti altri. Perché è la voce praticamente di tanti fibromialgici, siamo circa 2 milioni e più, e quindi avrei voluto urlare proprio un urlo, diciamo, di richiesta proprio per far riconoscere questa patologia, che è appunto la fibromialgia, che ancora oggi non è riconosciuta, come ben sapete, non risulta nei LEA. Quindi ho voluto comunque dare voce appunto a tutti coloro che soffrono di sindrome da dolore cronico diffuso, che è appunto la malattia. C'è la mia storia innanzitutto, ovviamente, perché io penso che per poter raccontare agli altri bisogna prima raccontarsi, per cui chiaramente ho voluto raccontare quello che è la mia esperienza vissuta sulla mia pelle, e quindi la malattia, quello che comporta essere malati da sindrome da dolore cronico diffuso, quello che significa vivere con la fibromialgia, una malattia appunto non riconosciuta, che chiaramente ti porta anche ad avere un impatto molto forte a livello sociale, perché spesso veniamo appunto emarginati, veniamo etichettati, non veniamo compresi, questo sia nell'ambito lavorativo ma anche proprio nell'ambito sociale di tutti i giorni, quindi nel quotidiano, ecco, quindi questo è.